Uela, primo match point, Malesia. Più, Allora, dato che non ci può giochiamo il scendere in mondiale, questa metto anche maniera. la qualifica. Giro finale della qualifica. Sono già primo di pochissimo. Si comincia. Piccolissimo vantaggio di un decimo e sei. Perfetto, perfetto. Posso recuperare, posso recuperare. Quattordicesimo, una frenata di merda. Finita, finita, finita qui, comunque sono in pole. No, aspetta, non è vero, devono fare il giro, no, ho detto una cazzata. Non sono, loro sono nel giro. Guarda, è verde, ma va, se facevo bene quella frenata. Termina qui Vaffanculo. anche È la pole lo seconda sessione di stesso, qualifica per rimane la in pole, MotoGP. godo. La classifica che vedete Godo. corrisponde all'ordine con cui i piloti prendono È dallo ancora la schieramento pioggia dove da una tutto è pronto. sprint, allora Partiamo sprint, in diretta dallo però nella schieramento gara dove i team normale stanno ultimando non gli c'era ultimi pioggia. controlli sulle moto. Buono. Tra poco sarà tutto nelle Bastianini mani dei dietro. piloti. Manca pochissimo Che è alla quello partenza. che è in lotta con me, Bagnaia ormai è indietro. Non importa se vince lui, devo tenere dietro Bastianini. Chi festeggerà in Malesia? I piloti hanno completato il giro di riscaldamento e sono allineati sulla griglia di Sepang. Piccola spallatina per tenerlo dietro. Oh, ma sbaglio sempre sta curva. Mi sa che cado, non è stabile. Ma togli la potenza, 2. Vabbè, piuttosto che mi sorpassi, ma che non devo cadere, prendere 0 punti. Ecco, qua è brutta, perché non la faccio tanto bene.
Testa di minchia. Ecco, perfetto. Questo mi fa cadere. Quindi ho perso due posizioni in una curva che l'ho presa troppo larga. Dai, dai, dai. Grande. Sì. 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 Bene. Mentre i piloti rientrano i box. L'entusiasmo dei tifosi è sempre contagioso e dopo una sprint così c'è poco da aggiungere. Per fortuna il weekend non è finito e potremmo rivedere i tre piloti sul podio darsi ancora battaglia su questo splendido circuito. Buongiorno, buongiorno dal circuito di Sebastian. Ok, niente, tutti fan della niente MotoGP. Piogge, ci niente piogge, con la diretta, perché qua la gomma dura, dove ormai tutto per stare sicuri, perché la pista è lunga. Una dura davanti, toglie il dubbio a tutti quanti. 5 giri solo, però mi consiglia la media, no? Io voglio andare con la dura. Chi festeggerà in Malesia? I piloti hanno completato il giro di riscaldamento e sono allineati sulla griglia di Sepang. Pronti alla partenza. Prima dentro, gas a martello e andiamo! Bagnai, forse super partenza, ma... imprendibile quando fa così. Largo!
Contatto, no, non c'è contatto. Ti provo qua. È caduto Pippaia. Non l'ho toccato stavolta, non sono stato io. Però non ci voleva, perché adesso 33 punti. No, era 30 prima, 31. No, ci vogliono 37 punti per la matematica, sono sprint più gara. E non posso, o cade. No, non posso vincere oggi, vale. Comunque ancora lungo. Deciderà Valencia. Nel panino Aprilia. Forse la dura davanti, va bene. Bastarda, che mi fa frenare più tardi. Bravo. Sì. Ok, appena diventa giallo, no, quando diventa rosso. No, perché nelle prove libere c'è sempre stata la pioggia, quindi sull'asciutto io non so un cavolo, eh. E anche qualifica. Sì, è vero, un po' nelle prove libere uno alla fine. Era un po' asciutto, c'era un po' un 15% di bagnato. Però... Thank you.
Allora si è scaricato il controller e io giustamente la piglio in culo. Allora un attimo. Totalmente presa nel... Presa proprio male. Proprio nel momento peggiore. Non ci voglio di riavviare la gara, veramente. Già tre giri fatti bene. E boh, va bene. Vabbè, comunque sto zitto. Sì, vabbè, ma lo fate apposta, eh. Metti due, metti sto blocco di trazione, controllo di trazione. Oh, non li prendo, eh. Bene a mettere la gomma dura. Un punto. Boh, niente, rinviato tutto a Valencia. Ciao ciao. Con la fine della gara.